Amici di FVG Sport Channel, appassionati di BHTV, tifosi delle Minors in Friuli Venezia Giulia, ben ritrovati, benvenuti sulle nostre frequenze. Ormai la dicitura sarà sempre più spesso BHTV, anche perché le novità dell'ultima ora ci vedranno impegnati dalla prossima settimana con il nuovo progetto editoriale del direttore Davide Michalice. Quest'oggi siamo al Palasport Carnera per la sesta d'andata del campionato di Serie C Silver in Friuli Venezia Giulia. In campo i padroni di casa della BHPub DGM Campoformido in maglia bianca, opposti alla Michelaccio San Daniele in maglia nera con inserti arancio. È ormai una classica a questi livelli, soprattutto data la presenza della formazione collinare che negli ultimi anni ha sempre caratterizzato, per non dire dominato sovente, le categorie di Serie C, sia interregionale sia soprattutto a livello regionale. Il primo canestro dell'incontro è stato realizzato da Federico Bellina, centro san danielese, che è in campo assieme a Thomas Pellarini, Leo Colutta, assieme a Alessio Zaccheli e a capitan Matteo Cella. E questo è il quintetto scelto dal tecnico del Michelaccio San Daniele, Luca Malagoli, ex di turno, fresco ex di turno, al momento che nella stagione passata sedeva proprio sulla panchina campoformidese. La BHPub DGM è invece sul parquet con il numero 16 Diego Virgili in possesso di palla, il numero 11 Stefano Monticelli, il numero 13 Paolo Gabbai, il numero 20 Andrea Francovicchio e riceve in questa circostanza Marco Martinelli, numero 17. Gli arbitri di questo incontro sono i signori Frongia di Udine e Romeo di Pagnacco. Dietro al tavolo dei refertisti, in cui lavorano Daniela Biasutti, Carlo Canci e Elena Degano, c'è anche l'osservatore Manuel De Rossi. È andato a segno la BHPub DGM, quindi 3-2 il punteggio. Io ringrazio anche Alberto per le immagini che vi arrivano dal Palasport Primo Carnera, casa della APU GSA di Serie A2. Zaccheli, altro ex di turno, parte perdendo il piede perna, quindi infrazione di passi per il centro udinese. Francovicchio, impostazione offensiva della BHPub DGM contro la difesa individuale scelta da coach Malagoli. Sulla panchina della BHPub DGM siedono Luca Silvestri e Andrea Biasizzo, che è il suo assistant coach. Pellarini, d'esperienza, vede Francovicchio in posizione non corretta e gli entra nel cilindro, inducendo l'arbitro a fischiare un fallo che secondo me non c'era, ma il Pella d'astuzia è andato a prendersi questo fischio. Ancora Pellarini, pick and pop con Zaccheli che spara la tripla, la sbaglia, rimbalza per Monticelli. E allora Francovicchio carbura la transizione offensiva degli udinesi campoformidesi, diciamo espressione della UTI, ammesso che la UTI esista ancora. Monticelli esce dai blocchi dal lato debole, spara la tripla frontale, la sbaglia, rimbalzo per Pellarini. Cella, sempre a ritmi piuttosto tambureggianti, la transizione offensiva del Michelaccio, chiusa da un tiro da 8 metri di Federico Bellina, che è lungo, con mano morbidissima, arrotondata da anni e anni di militanza in categorie ben superiori. Ha giocato anche in Serie A con Verona, tra le altre squadre in cui ha militato il 205 di Gemona del Friuli. Adesso iniziativa
per Virgili, bloccata da un'azione fallosa di Cella, due tiri liberi per il numero 16 maglia bianca. Segna solo il primo personale a sua disposizione, ma Francovicchio tiene vivo il possesso offensivo della BH Pardi GM con un rimbalzo d'attacco. Monticelli, spaziature non eccezionali nell'attacco campo formidese. Francovicchio sbaglia la tripla, ma recupera ancora sul rimbalzo lungo. Ci prova Gabbai, dai vai con Martinelli. E allora azione controllata per la DGM, chiusa da un'altra tripla. A segno da parte di Stefano Monticelli. Si rammarica Malagoli, ha visto qualcosa, qualche passaggio a vuoto della sua difesa, passaggio a vuoto anche dell'attacco, questa volta con Pellarini, a quale sfugge la maniglia. Scivola via il pallone, possesso per la BH Pub DGM che è avanti 9-5. Visentini, Virgili, alto tiro in spot up, senza opportuna copertura difensiva, DGM segna da tre punti, prova a vendere la pariglia il Michelaccio, Bellina ancora da tre punti, ancora canestro da parte di Federico Bellina, e lì mi sa che Martinelli e anche Gabbai dovranno uscire con close out più efficaci per fare in modo che Federico Bellina non sforacchi così facilmente la rettina a campo formidese. Monticelli in post basso, fade away, tiro difficile, lotta Martinelli a rimbalzo, ma la palla è di Bellina che permette a Pellarini di animare la transizione offensiva del Michelaccio. Ancora Bellina, fallo del molto meno esperto Marco Martinelli. Due tiri liberi per Federico Bellina quando siamo alla metà del primo quarto. E i padroni di casa sono avanti di 4. A segno con i tiri liberi di Bellina e Riccardo Visentini. Può impostare un'azione d'attacco della BH DGM. Gabbai, Monticelli, francobollato da Colutta. Monticelli, alto tiro da tre punti sul primo ferro. Cella, attacca il canestro. Difende bene Visentini, che tiene la posizione difensiva. Poi va in attacco. Monticelli. Pallone resta lì, ma c'è Colutta in zona, lo recupera. Pronto sul cubo dei cambi anche Michi Bortoluzzi. Bellina, se la gioca in post basso contro Martinelli. Bellina, semigancio addirittura in sospensione. Tiro sbagliato, è stato sfortunato anche Bellina perché la palla ha preso un effetto strano entrando ed uscendo dall'anello. Dall'altra parte il palleggio del tiro di Visentini è rifiutato dal ferro del Carnera. Pellarini nel suo classico tiro, qui ci voleva e secondo me c'era un fallo ai danni di Pellarini, che poi protesta troppo vivacemente per i gusti dell'arbitro Frongia, che gli rifila un fallo tecnico. Ora, Pella, è vero che non bisogna protestare, ma secondo me la protesta aveva un minimo di fondamento perché ritengo che ci fosse un fallo ai danni di Pellarini. Amministra il tiro libero del tecnico Monticelli.
Entra in campo anche Fabio D'Antoni al posto di Bellina nelle fila del Michelaccio, mentre Silvestri manda in campo il numero 7 Lorenzo Basso al posto di Gabai. Un po' di discussioni sulla panchina collinare e si può finalmente riprendere il gioco. Monticelli, palleggio, adesso tiro dal gomito dell'area, sbagliato, rimbalzo per D'Antoni, rimasto in campo Pellarini, fa viaggiare Colutta, alto passaggio est-ovest verso D'Antoni, non ben consigliata. L'iniziativa del giocatore del Michelaccio, andato a testa bassa, proprio perdendo cognizione dello spazio. Adesso prova ad attaccare Virgili, altro tiro sbagliato e Pellarini ha già messo in moto i collinari. Bortoluzzi, taglio di Colutta, sul quale c'è il fallo, un body check falloso da parte di Lorenzo Basso. Rimessa in zona d'attacco per il Michelaccio. Siamo negli ultimi 3 minuti del primo periodo. È entrato anche Fabrizio Polo, numero 8 in maglia nera. Bortoluzzi. Colutta. Pellarini fa saltare il difensore, adesso tiro. 2 punti col marchio del Pella, che si iscrive all'esterno. Monticelli sfrutta un estemporaneo blocco di Visentini. Dall'altra parte lo stesso Monticelli si fa perdonare l'errore al tiro da tre andando a stoppare D'Antoni. Visentini perde palla in agguato. Bortoluzzi ruba il possesso ai padroni di casa. Polo arriva rimorchio. D'Antoni, qualche problema nel ball handling, e allora si gioca contro la difesa schierata. Colutta dice: D'Antoni, giocatela in post basso che c'hai un mismatch favorevole. Difatti, così è, e alla fine il taglio di Polo dà una linea di passaggio ad Antoni. 2 punti per Fabrizio Polo. Bel gioco a due tra i lunghi collinari. Basso. Virgili dell'angolo Monticelli. Partenza incrociata di Monticelli. E fallo da parte di Fabrizio Polo. Visentini. Monticelli è andato a fare un blocco non richiesto, portando lì un difensore. Ancora Monticelli porta un blocco senza che Visentini glielo chieda. Infatti c'è un po' di problemi nelle spaziature udinesi. Visentini costretto a un tiro forzato. A quel punto la difesa collinare riusciva a coprire le zone di marcatura senza dover fare troppa strada. Fallo per il campo Formidesi e rimessa in zona d'attacco per il Michelaccio, mentre è pronto ad entrare in campo anche Filippo Domini, numero 9 per San Daniele, al posto di Colutta, che come al solito ogni qualvolta deve scendere in panchina assume l'atteggiamento di un condannato al patibolo. Forza Leo, la partita è lunghissima. Domini, Bortoluzzi. È entrato anche il numero 4, il giovane Fallillone, nelle fila del Michelaccio. Intanto Bortoluzzi attenta all'integrità del cristallo del Carnera, sparando puro materiale edilizio verso il canestro, anche perché stavano scadendo i 24 secondi. Poi si ritrova la palla in mano Bortoluzzi. Non gestita benissimo questa azione d'attacco per il Michelaccio, che probabilmente tra cambi e sostituzioni
ha un po' perso la bussola. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo periodo e Visintini imbastisce una nuova azione offensiva per la BH PubliGM. È entrato anche Cautiero col numero 19. Basso attacca al canestro, arriva nei pressi del pitturato, subisce il fallo di Filippo Domini. Questa chiusura di primo periodo, il Michelaccio è riuscito a passare in vantaggio dopo che la BH PubliGM aveva avuto anche 6 punti come massimo gap. Basso segna un solo tiro libero, ma Cautiero recupera un altro rimbalzo d'attacco. Visintini. Bovo. Bovo si coordina in mezzo all'area. Difende male D'Antoni e per Bovo. Sono 2 punti. Bottoluzzi. Attacca lo stesso Samuele Bovo. E guadagna 2 tiri liberi dal momento che la BH PubliGM ha esaurito il bonus in questo primo quarto. In lunetta Michi Bortoluzzi. Percorso netto ai tiri liberi per il giocatore di Bulls di Ragogna. E per l'ultima azione del primo periodo, ci sono 21 secondi e 8 decimi da giocare, Silvestri rispedisce sul parquet Monticelli. Cautiero, esce proprio Monticelli, lontanissimo dal canestro, se la giocherà lui uno contro uno, no, la palla arriva a Visintini, giocherà lui uno contro uno, mancano 6 secondi, no, se la giocherà Monticelli che spara una tripla sul secondo ferro e allora il primo quarto va in archivio. Con il Michelaccio San Daniele avanti di un punto sul 16-15.16-15 il punteggio dopo i primi 10 minuti, iniziamo il secondo quarto qui al Palasport Carnera, in campo la BH PubliGM campo formido in maglia bianca opposta al Michelaccio San Daniele maglia nera con inserti arancioni. La prima azione del secondo periodo dice bene agli udinesi che vanno a realizzare un bel layup resistendo anche al contatto da parte di Paolo Gabbai, numero 13 maglia bianca. Domini, Polo, attacca lo stesso Gabbai che ha qualche difficoltà a scivolare difensivamente. Ci sarà la rimessa in zona d'attacco per gli ospiti di coach Luca Malagoli, mentre sulla panchina campo formidese c'è Luca Silvestri. Gli arbitri di questo incontro, lo ricordo, sono i signori Frongia e Romeo. Al tavolo i gentili signori Daniela Biasutti, Carlo Canci e Elena Degano con Manuel De Rossi in qualità di osservatore. Sbaglia il fadeaway D'Antoni, rimbalzo per Samuele Bovo che è in campo nelle fila della BH PubliGM assieme a Franco Vicchio, assieme a Cautiero che va a realizzare un bel layup senza opposizione difensiva. Completa il quintetto dei padroni di casa. Oltre a Paolo Gabbai anche il numero
10 Alessandro Gerometta. Ancora un giro a vuoto da parte della difesa del Michelaccio, subisce il tapping di Cautiero e allora chiama subito time out Malagoli. Dopo il time out è finita sotto di 5 la squadra del Michelaccio San Daniele. Vediamo come reagisce Bortoluzzi. Polo, taglio di Domini dal lato debole, ma Polo invece preferisce andare da solo, non una grande iniziativa. Si chiude la retroguardia del Michelaccio, che poi però del BHP di GM, che poi però perde palla in transizione. Fallillone si accontenta di un tiro dai 6 metri, si stampa sul primo ferro, fasi poco limpide di gioco. Malagoli, per nulla soddisfatto di questa iniziativa del suo giovane playmaker, rimane in campo Pellarini e Zacheli, uscito anche Domini. Francovicchio, Bovo, Francovicchio, dietro blocco di Gabbai, tiro senza troppo ritmo da 3 punti, è già dall'altra parte Bortoluzzi che attacca il canestro, serve un delizioso assist a D'Antoni che segna con il fallo di Gabbai, potenziale gioco da 3 punti per Fabio D'Antoni, ma invece il fallo era su Bortoluzzi e quindi non in fase di tiro e di conseguenza solo rimessa in zona d'attacco per il Michelaccio. Bortoluzzi, suo classico tiro in fadeaway da 3 punti in uscita dal blocco sul lato debole, sbagliato. E già dall'altra parte Gerometta, Bovo da 3 punti, segna un bel canestro. Ha risposte efficienti anche dalla sua panchina Luca Silvestri. Bortoluzzi mette il ritmo D'Antoni sul lato debole, tiro da 3 punti, altra mattonata terrificante da parte di D'Antoni, dopo che già nel primo quarto Bortoluzzi proprio da lì si era prodotto in un pessimo tiro da 3 punti. Nel tempo Malagoli sostituisce Polo con Bellina, prova a dare un minimo di esperienza in più, anche comunque Polo non è proprio di primo pelo, ma Bellina è più peloso di Polo. Zaccheri aggressivo, subisce il fallo di Gabbai, non benissimo questa uscita dalla questa ripresa del gioco da parte della BHP di GM. Protesta Malagoli. Sul tiro libero sbagliato da Zaccheli non c'è copertura all'imbalzo da parte del Michelaccio e allora è già dall'altra parte Virgili. Gerometta, esce dai blocchi Monticelli, ma c'è una buona copertura difensiva da parte di D'Antoni e allora deve inventare Virgili da 3 punti. Ha ragione lui, ne mette all'effetto 3. Momento di rottura prolungata per il Michelaccio, che prova anche a
reagire sotto l'aspetto della aggressività, ma la BHP di GM sta tenendo bene. Arriva tardissimo però al close out Monticelli, allora da campione la tripla di D'Antoni, proprio nel momento di difficoltà, realizzato un canestro che potrebbe essere importante nell'economia del match, proprio perché la BHP di GM stava andandosene. Qui però ancora una difesa insufficiente da parte del Michelaccio, e Bortoluzzi voleva il fallo, ottiene solo la rimessa in zona d'attacco. Siamo alla metà del secondo quarto. Silvestri spedisce in campo Minisini e Visentini. Pellarini attacca proprio il neo entrato Minisini e subisce un fallo che manderà il Pella in lunetta con i tiri liberi. Non chiedetemi il perché di questa girandola di cambi, alla fine ha fatto il suo ingresso sul parquet Lorenzo Basso, numero 7 in maglia bianca, è stato un qui pro quo anche con il tavolo dei refertisti, evidentemente qualche difetto di comunicazione. Virgili, Monticelli esce dai blocchi, spara la tripla, sbaglia, rimbalzo di Pellarini. C'è l'attacca al canestro e subisce il fallo di Lorenzo Basso. Due tiri liberi per il capitano San Danielese. Segna solo il secondo personale a sua disposizione e entriamo nella seconda metà del secondo quarto, sempre con la BHP di GM in controllo della partita. Bellina smanaccia la boccia che arriva in mano a Minisini, prova Basso da tre punti, tiro che piglia nulla e quindi recupero facile per la difesa del Michelaccio. Pellarini, Zaccheri, movimento James Wardy, eccellente di tecnica il post basso per l'ex di turno Alessio Zaccheri, che subisce anche il fallo di Monticelli. Non benissimo in difesa in questa circostanza il numero 11 in maglia bianca. Tiro libero aggiuntivo per Alessio Zaccheri. Silvestri manda in campo Cautiero anche per alzare un po' il quintetto e opporre una difesa un po' più solida a Zaccheri e Bellina, che giocano in coppia e garantiscono una fisicità superiore agli ospiti. Basso
in uscita dai blocchi sbaglia la tripla, ma prima c'era il fallo in attacco di Gabay, si era spintonato con Bellina sotto canestro. E allora avanti di 6 la DGM. San Daniele, pur avendo stretto qualche vite in difesa, fa ancora troppa fatica in attacco. Bortoluzzi, Bellina segna fuori dai giochi il tiro da tre punti che dimezza lo svantaggio collinare. Bello poter dire siamo in difficoltà in attacco, aspetta che do la palla a Federico Bellina al mio centro che da 7 metri spara e segna. Adesso ancora proprio Bellina costringe Gabay a un difficile tiro. Pellarini, Pellarini, palleggio destro e tiro, marchio del Pella, ne mette due e in un men che non si dica con i suoi veterani il Michelaccio torna sotto di uno, torna quindi a contatto della BHPDGM. Virgili prova ad attaccare ma espone anche la palla all'attacco di Bortoluzzi che forse voleva un fallo, ha ragione. Strano che l'arbitro che era lì a 30 centimetri non abbia fischiato. Adesso Zaccheli se la gioca con Cautiero, Zaccheli virata, fadeaway, appoggia la tabella, sbaglia. Forse anche in questa circostanza un fischio ci poteva stare. Un po' sconsolati i giocatori collinari. Protesta Malagoli, ma la palla è per la BHPDGM. Visentini, Cautiero, sempre lontanissimo dal canestro. Virgili, Minisini, Visentini, vuole il post-up di Gabay contro Bellina. Gabay ribalta al lato, palla arriva a Minisini che attacca a testa bassa. Serve un ottimo pallone a Visentini, sfortunato. La palla danza sull'anello, entra ed esce, in and out. Pellarini è già dall'altra parte. Bellina, classica azione di pick and pop sulla quale però Gabay fa molta attenzione a livello difensivo. Bortoluzzi chiama ancora Bellina, scarica nell'angolo a Cella che segna la tripla del sorpasso collinare. Arrivato tardi Visentini al close out. Siamo negli ultimi due minuti del primo periodo. Cautiero in faccia a Zaccheli, si fa pregare. Alessio alza almeno le braccia, fai finta di difendere, fai almeno finta di difendere. Cautiero è ragazzo giovane sui due metri con mano educata, idem si può dire di Federico Bellina che ne mette altri tre e allora il Michelaccio pareggia quota 31. Bella partita comunque, le squadre si sfidano a viso aperto, Visentini al ferro, nonostante l'opposizione dei difensori collinari, più due BHPDGM. Cella avrebbe il quarto di campo libero, ma preferisce attendere il taglio di qualcuno dei suoi compagni sul movimento flex dal lato debole di Bortoluzzi. C'è il fallo di Virgili, si era allacciato con Michi. E quindi rimessa in zona d'attacco per il Michelaccio. No, ci sono due tiri liberi perché evidentemente, anzi sicuramente, me ne accorgo adesso, la BHPAB DGM ha esaurito il bonus. Puntuale 2 su 2 da parte di Bortoluzzi che poi scende in panchina sostituito da Leo Colutta. Partita sempre in bilico al Palaspol Carnera, Serie C Silver in Friuli Venezia Giulia, BHPDGM maglia bianca contro il Michelaccio San Daniele maglia nera. Cautiero, Monticelli, dai vai con Cautiero che sotto canestro sfrutta il giro a vuoto della retroguardia sandanilese, ne mette due. 40 secondi
alla fine del secondo periodo. Pellarini ha mezza idea di tirare, poi invece preferisce mettere in moto Colutta. Cella. Cella deve tirare allo scadere dei 24 secondi e alla fine un fadeaway da 7 metri. Tiro difficilissimo, ma la butta dentro, quindi ha ragione lui, ha ragione il capitano del Michelaccio. Visentini può andare, no, non può andare fino in fondo perché c'è una discrepanza di qualche decimo tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Virgili, end off su Monticelli dietro il blocco di Cautiero, la palla torna a Virgili che fa saltare Cella, si butta dentro, forse con un fallo, deve accelerare Cella che da metà campo tenta tiro in terzo tempo. Secondo quarto, va in archivio, comunque col Michelaccio avanti di 4 sul parquet della DGM al Palasport Carnera. Riprende il match al Palasport, primo Carnera di Udine, Serie C Silver in Friuli Venezia Giulia, in campo il padrone di casa della BHP DGM Campoforming di Maglia Bianca, che sono sotto di 4 rispetto al Michelaccio San Daniele, che gioca in maglia nera con inserti arancioni. Gli arbitri sono i signori Frongia e Romeo, al tavolo i gentili signori Daniela Biasutti, Carlo Canci e Elena Degano, con Manuel De Rossi in qualità di osservatore. BHP Campoformido che prova subito a tornare a contatto con gli ospiti. C'è un fallo subito sul rimbalzo d'attacco da parte di Samuele Bovo, che è sul parquet per la DGM assieme a Monticelli, Gabbai Basso e il numero 20 Andrea Francovicchio. Michelaccio San Daniele invece ha scelto come quintetto di avvio del terzo quarto Polo, Zaccheri, Pellarini, D'Antoni e Leopoldo Colutta con numero 6. Ancora un errore al tiro dalla distanza da parte dei campoformidesi. Pellarini è già dall'altra parte, mette in moto Colutta che arriva a rimorchio. Classica azione san danielese con rimbalzo offensivo dal lato debole da parte di D'Antoni, non tagliato fuori. Poi si chiude la retroguardia di Luca Silvestri, coach della BHP DGM, e recupera il possesso. Se ne è andato il primo minuto del terzo quarto. Monticelli da Bovo a Basso che tenta un'iniziativa sulla linea di fondo. Monticelli attacca il canestro, entra in area, sbaglia, ma sul palleggio del numero 11 maglia bianca c'è il fallo di Leo Colutta, quindi rimessa in zona d'attacco per i padroni di casa. Martinelli, Bovo da 3 punti, fadeaway sull'end-off di Martinelli, che è in campo al posto di Basso, che avevo citato nel quintetto d'avvio, numero 17, Marco Martinelli. Colutta, mi sembra zona alla BHP, subito bucata centralmente in maniera eccessivamente facile da parte di Zaccheri, che subisce anche il fallo di Paolo Gabbai. Era andato, non si è capito dove, il numero 13 udinese. Converte il gioco da 3 punti Alessio Zaccheri, ex di turno, così come ex di turno è anche Luca Malagoli, che passata stagione sedeva proprio sulla panchina occupata quest'anno da Luca Silvestri. Bovo semina il panico nella retroguardia collinare, alla fine cala la mannaia Fabrizio Polo commettendo un fallo evidente. Monticelli dietro il blocco di Gabbai, Monticelli indeciso
arriva in suo soccorso il compagno di squadra, che poi si avventura in palleggio. Adesso tiro, non era male neanche come iniziativa quella di Paolo Gabai, lo scadere dei 24 secondi, palla però esce dal campo, mentre c'è un cambio per Collinare, la squadra Collinare, esce Polo, entra Bellina, stesso ruolo, diversa interpretazione della posizione di pivot. Contro la zona fronte dispari della DGM, un invito a nozze per Leo Colutta, che spara la tripla, manda a segno e poi si impegna anche per un improbabile ma generoso recupero difensivo. Resta in zona d'attacco la BH Pub DGM, che sostituisce Martinelli e Francovicchio con Cautiero e Visintini. 7:35 al termine del terzo periodo, gara sempre in bilico. Visintini al quarto di campo libero, ma tende tagli dal lato debole. Monticelli, catch and shoot, palla si inerpica oltre il tabellone. Resta in zona d'attacco la DGM con un ottimo Samuele Bovo, bravo a far carambolare il pallone sugli stinchi di Domini. Ancora Bovo dietro blocco di Gabai. Bovo da tre punti sbaglia, sempre lui che si impegna per il rimbalzo d'attacco e regala l'extra possesso alla BH Pub DGM. Visintini fa saltare Pellarini. Ancora Bovo per la media distanza, sbaglia, rimbalzo offensivo di Cautiero, che poi commette un errore che fanno tutti i giovani lunghi, cioè mettere la palla per terra nel pitturato. L'avesse tenuta alta, avevano opportunità di scoccare un tiro da una posizione per lui comoda, avanti di 7, ma senza dare l'impressione di poter di potersene andare la il Michelaccio. Resta aggrappata con le unghie, con i denti e anche con qualcos'altro alla partita la BH Pub DGM. Colutta ha preso fuoco, aveva il piede sull'arco dei 6:75, quinto punto consecutivo di Leo Colutta. Avanti di 9 il Michelaccio, che tenta la fuga. Bovo, fly by di il close out di Zaccheli, efficace, recupera palla ancora Michelaccio, poi Pellarini sbaglia un per lui semplice palleggio verso il tiro, è il suo tiro quello lì. Cautiero, Monticelli, attacca il canestro Monticelli, ottimo, ottimo, ottimo canestro di tecnica di Stefano Monticelli, finta. Cambio di direzione frontale, arresto tiro e canestro per il numero 11 maglia bianca. Altro cambio per Luca Malagoli, che spedisce sul parquet Michi Bortoluzzi, ma c'è anche un time out con la DGM sotto di 7. Zaccheli dopo il timeout. Bellina a tre punti, tiro che scheggia malapena al ferro. Bovo, Visintini. Visintini non approfitta di un salto a vuoto da parte di Pellarini, poi Gabai non riceve sul post-up, Monticelli cerca spaziature migliori, Visintini da tre punti, di tabella in faccia a Bortoluzzi. Riccardo Visintini ha segnato un canestro alla Bortoluzzi in faccia a Michi Bortoluzzi, esimio rappresentante della categoria dei tiri ignoranti. In Friuli Venezia Giulia, Michi Bortoluzzi, la sua nemesi è Riccardo Visintini. Zaccheli da tre punti sbaglia, l'ultimo a toccare la palla prima che esca dal campo è Domini, e quindi il possesso è per la BH Pub DGM. Bovo,
Cautiero, Cautiero, tiro difficile. Lì non c'era spazio, Bellina, buon gioco per il rimbalzo difensivo. Pellarini, Bortoluzzi da tre punti, Michi Bortoluzzi con l'assist di Pellarini, una garanzia. Tre punti che tengono avanti abbondantemente i Collinari. Bovo, ci sarebbe Cautiero in post basso, Bovo invece preferisce servire con ottima scelta di spazio e tempo il taglio di Gabbai a centro area. A far falle la difesa collinare, due punti Paolo Gabbai. Siamo negli ultimi 4 minuti del terzo periodo. Pellarini ha un mismatch con Cautiero, soprattutto ne ha uno Bellina sotto canestro, con Visentini che lì sul cambio difensivo nulla poteva contro i centimetri e la stazza del centro di San Daniele, centro di Gemona che gioca per San Daniele. Dall'altra parte Visentini prova a recuperare subito terreno perso attaccando il canestro su medio fallo che gli garantisce due tiri liberi. Domini, Bortoluzzi ancora da più o meno la stessa posizione di prima, tiro tre punti però fuori misura. Visentini, Visentini voleva servire nell'angolo Franco Vicchio, ci ha messo una mano Pellarini, poi lo stesso Bortoluzzi ha provato a tenerla in campo. Più 5 San Daniele a 3 minuti e 7 secondi al termine del terzo quarto. Partita, come dicevamo prima, sempre in sostanziale bilico, perché pur essendo in vantaggio il Michelaccio non ha ancora dato dimostrazione di potersene andare. Ha fatto un paio di sgasate la squadra di Malagoli, ma per il momento regge la BHPAP DGM. Bortoluzzi subisce fallo, tanto esce Pellarini, rientra a Cella nelle fila Collinari e c'è il Michelaccio con rimessa in zona d'attacco. 2 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto. Bolo riesce a recuperare l'assist sulla pallombella nel gioco alto basso che aveva sfornito Bortoluzzi. Subisce fallo Fabrizio Polo. Dovrebbe esserci rimessa in zona d'attacco per Michelaccio, sì, se ne incarica Cella. Domini, Cella, Bellina, Bellina, sfortunato, ma è bravo Polo invece a garantire l'extra possesso in attacco per il Michelaccio, nonostante il fallo di Visentini e danni di Bortoluzzi che era arrivato per primo al controllo della boccia lì nei pressi della linea di metà campo. 2 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. Continua a realizzare punti dalla lunetta Michi Bortoluzzi. DGM che, nonostante l'assenza di Okenen, abbiamo visto seduto dietro la panchina di Silvestri, tiene botta alla ben più quotata avversaria
adesso è Visentini che prende il fallo di Cella e va in lunetta con i tiri liberi. Potenza, lo da fare con la Pisintini, velocissimo, razzente in attacco, ne guadagna altri due di tiri liberi sull'ulteriore fallo di Matteo Cella. Segna dalla lunetta numero 4 della BH Pardi GM, Domini da una mano a portare avanti il pallone, Bellina, Bottoluzzi, gioca lui da playmaker, Polo, posizione profonda in post bassissimo sul cambio difensivo, era rimasto contro di lui Bovo, non può far altro che aggrapparsi sulla schiena del numero 8 in maglia nera. Due tiri liberi per Fabrizio Polo, 1:45 al termine del terzo quarto. Sbaglia il secondo personale Polo e Bovo può impostare una nuova azione d'attacco per la BH Pub di GM. Della boccia, si era collassata attorno a lui la difesa del Michelaccio. Cella ha una mezza di attaccare, ma poi preferisce ragionare. Siamo per entrare nell'ultimo minuto del terzo periodo. Cella, Bellina, post medio contro Martinelli, Bottoluzzi, bravo Francovicchio a togliergli l'opportunità di gioco da tre punti. Recupera palla pur avendo il piede sulla linea di fondo Visentini, arma la mano di Gerometta che dai 6 metri e mezzo infila il jump. Entriamo nell'ultimo minuto del terzo quarto, c'è però un fischio. Già ripreso il gioco, avete visto, cioè, papà Monticelli sta curando la caviglia di Povo, caduto male evidentemente, con un attacco, un ottimo lavoro di Polo, generoso rimbalzo offensivo, regala l'opportunità di tiro da tre punti a Bellina, sbagliato dal numero 14 in maglia nera, al posto di Povo nelle fila della BH Pub di GM è entrato Virgili, intanto Visentini sbaglia il tiro da 3, 7 secondi al termine, Bottoluzzi dritto per dritto, arriva al ferro e il terzo quarto va in archivio, nonostante Francovicchio quasi segni da 20 metri, va in archivio con Senanile avanti di 5.
quarto periodo al Palasport Carnera, in campo la BHP DGM in maglia bianca opposta al Michelaccio San Daniele in maglia nera con inserti arancioni, in attacco gli udinesi padroni di casa. Visentini cerca il taglio di Gerometta che con qualche difficoltà controlla comunque la boccia, ancora Visentini allo scadere dei 24 secondi in faccia a Pellarini, sbaglia, può ripartire verso la zona d'attacco il Michelaccio. Polo, no, era in faccia a Bortoluzzi quel tiro di Visentini. Bortoluzzi che è in campo assieme a Cella, Colutta, Polo e Bellina, mentre la BHP DGM è in campo con Franco Vicchio, Monticelli, Visentini che attacca il canestro sfidando Bellina andando a realizzare, e poi anche Gerometta, Cautiero e il numero 16 Virgili, eccolo lì. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Frongia e Romeo, al tavolo i gentili signori Danilo Biasutti, Carlo Canci e Elena Degano, l'osservatore Manuel De Rossi. In attacco Michelaccio, Colutta, Bortoluzzi, pressione sul giocatore collinare da parte di Franco Vicchio, la palla arriva a Colutta che sbaglia il tiro da tre, in balzo per Franco Vicchio, Cautiero si coordina e poi appoggia delicato il layup. Sempre partita la BHP DGM senza timoni reverenziali al cospetto della quotata Michelaccio San Daniele. Cella, Bellina contro Gerometta, Bellina va via il post basso, movimento James Worthy con giro dorsale e appoggio alla tabella di tecnica sopraffina Gabriele Bellina, detto anche Federico Bellina, mentre Gabriele Bellina gioca a Basket Time e se non li confondo almeno una volta a stagione non sono contento. Ancora un tiro da tre da parte di Monticelli, si era particolarmente ispirato nei canestri dalla distanza. Monticelli recupera un pallone e poi si invola in contropiede andando a depositare un facile layup. 5 punti consecutivi da parte di Stefano Monticelli. La DGM BHP ci crede. Colutta difende bene Gerometta. Bortoluzzi, potenza crociata, non va via Franco Vicchio, un mastino difensivo che quando vuole sa essere particolarmente efficace. Adesso commette fallo Franco Vicchio. Protesta anche. Il giocatore udinese. Cambi, escono Bellina e Cella. Per San Daniele rientrano Zaccheli e Pellarini. Nella DGM BHP al posto di Franco Vicchio è entrato il numero 5 Minisini. Pellarini uccide le mosche al Palasport Carnera senza arrivare al ferro. Una giornata a Pella, ne abbiamo visto giocare milioni di partite migliori di questa. Gerometta, Cautiero ribattellato per Minisini, palla arriva però al custode del Palasport, non gestita benissimo questa opportunità d'attacco per la BHP DGM. Basso contro Monticelli, più alto e più solido fisicamente il numero 17 collinare, guadagna il fallo, va in lunetta con due tiri liberi. Mentre rientra proprio al posto di Monticelli Paolo Gabai, anche per tenere meglio in difesa contro i lunghi del Michelaccio. L'ex di turno Alessio Zaccheli in lunetta.
impreciso. Alessio Isini, qualche problema a superare la metà campo, c'è un evidente fallo dello stesso Zaccheli su Visentini. Minisini in acrobazia, poi Gabai a posizione a rimbalzo, sbaglia nel non fare taglia fuori e quindi per la persa per gli udinesi. Pellerini. Coluta. Pellarini, palleggio adesso, tiro, errore del Pella che decisamente non appare in giornata, ma essendo appunto Thomas Pellarini, prima di darlo per non pervenuto nel match, aspetterei che il match sia finito. Sappiamo che Pellarini sa essere capace di zampate in qualsiasi momento, soprattutto nei momenti decisivi. Stavo notando anche la zazzera di Simonutti, è lassù seduto dietro la panchina collinare, quindi se manca Hockenen nelle fila della BHP di GM, giusto rilevare anche l'assenza di Simonutti in quella degli ospiti. Pellarini, tutte Hockenen con maglia rossa, la seduto dietro la panchina di Luca Silvestri. Zaccheri alla mezza del grado da 3, poi sarebbe Polo in post basso, ribalta l'alto per Bortoluzzi, sbaglia la tripla Michi Bortoluzzi, ribalzo di Gabai. Siamo alla metà del quarto periodo. Visentini da 3 punti, fuori misura, posta l'azione Pellarini. Coluta, Zaccheri, se la gioca uno contro uno con Monticelli, bel movimento di Alessio, 2 punti facili per lui. Visentini, Minisini sul blocco di Gabai. Gabai che rolla verso il canestro, c'è anche un contatto sospetto da parte di Polo. Ciò nonostante Gabai riesce a realizzare 2 punti di grande sostanza per la BHP di GM. Zaccheli a canestro, sbaglia ma recupera sul rimbalzo, sbaglia anche nella seconda circostanza nel tapping. C'è però il fallo di Visentini che regala 2 tiri liberi a Alessio Zaccheli. Molto impreciso Zaccheli ai tiri liberi, Bellina recupera rimbalzo d'attacco, poi l'ultimo a toccare la palla prima che esca dal parquet è Gabai. Esce proprio Zaccheli, sostituito da D'Antoni. Mancano 4 minuti e mezzo al termine del quarto periodo. Pellarini, Bortoluzzi, ribalta l'alto per Coluta, catch and shoot da 3 punti. Il balzo dinamico di Cautiero, bravo a tagliare fuori lo stesso D'Antoni. Francovicchio, Francovicchio attacca il canestro, ma sul cambio di direzione del numero 20 maglia bianca c'è un fallo subito da Monticelli. Fallo credo sia di, anzi è sicuramente di Coluta.
rimessa in zona d'attacco per la BH Parigiem, ancora Franco Vicchio, si spazia rispetto a Bortoluzzi, fade away di Franco Vicchio con lo step back, che canestro da parte del giocatore udinese. Ultimi 4 minuti di match, Pellarini, ci stiamo avvicinando a un finale in volata. Pellarini, Colutta, vuole Bellina in post-alto, si ricomincia nell'attacco del Michelaccio, Bortoluzzi arma la mano di Colutta che ha metri di spazio, arriva tardi al close-out, Monticelli, Colutta non perdona, ne mette 3. Bella partita, quantomeno tirata e combattuta. Vanno fatti i complimenti, prima ancora di capire come finirà, vanno fatti i complimenti alla BH Parigiem che con una squadra di ragazzini più Paolo Gabbai sta tenendo testa alla ben più esperta quotata Michelaccio San Daniele. Adesso con un errore di Bellina e ci crede la BH Pub. Minisini vede Cautiero in fuorigioco, rientra tardissimo in transizione difensiva Michelaccio e allora Luca Malagoli chiama time out perché quando mancano 3 minuti la DGM è tornata avanti di 3 e allora il tecnico Collinare vuole parlarci su. Tre minuti al termine più 2 per il Michelac, per la BH Parigiem sul Michelaccio. Colutta, Bellina, D'Antoni, attacca canestro D'Antoni, Pellarini, Bellina, pick and pop, l'azione preferita da Federico Bellina, la palla però tocca la struttura del cronometro sopra il tabellone e quindi è persa dai Collinari, mentre la BH Parigiem che a Bovo lo vedete seduto là nell'angolo con ghiaccio sulla caviglia, indisponibile. Visentini, spaziature non efficaci nell'attacco udinese, buttano via un pallone in maniera abbastanza superficiale i giocatori di Luca Silvestri. Bortoluzzi, Pellarini, palleggio resto e tiro sul secondo ferro. Visentini attacca il canestro, Visentini viene abbattuto da Bortoluzzi. Ultimi 2 minuti di match, c'è Riccardo Visentini in lunetta con i tiri liberi per allungare il vantaggio dei padroni di casa. Segna il secondo personale a sua disposizione Riccardo Visentini, che ha dalla sua anche qualche apparizione con la Serie A della GSA, Serie A2. Bortoluzzi, Pellarini indeciso, Pellarini a centro area, sbaglia rimbalzo di Cautiero e poi c'è il fallo dello stesso Thomas Pellarini. 1 minuto 38 secondi al termine, non riesce a essere produttiva in attacco il Michelaccio e sta approfittando BH Parigiem. Cautiero va in lunetta con i tiri liberi. Due su due, preziosissimo per l'ala udinese. Bortoluzzi scheggia malapena al primo ferro, tiro un po' forzato, senza ritmo. Visentini attacca a testa bassa, poi trova l'ottimo taglio di Monticelli, non va per il sottile Leo Colutta e poi chiede scusa, fallo di gioco, ci stava.
uscito Pellavini, è entrato Cella, ma Monticelli carbura punti ai tiri liberi. Colutta a tre punti, probabilmente c'è una persa, sbaglia, il rimbalzo è di Cautiero che è stato decisivo in questi ultimi minuti a coprire sotto canestro per la BH Pauli GM Franco Bicchio. Visentini congela un po' il pallone, siamo già nell'ultimo minuto. Visentini si infila nel pertugio, arriva al ferro, terzo tempo di sinistro, fatto molto bene dal numero 4 Campo Formidese. A questo punto la DGM BH Pub ha l'opportunità di sognare, anche se adesso proprio Cautiero mi fa fare brutta figura dopo che avevo magnificato le sue doti a rimbalzo difensivo, si fa buggerare da D'Antoni. Anche se Michelaccio rinuncia al fallo sistematico, Visentini cerca Franco Vicchio nell'angolo, interviene Cella, rimessa in zona d'attacco con soli 2 secondi a disposizione per la BH Pub di GM. Nel frattempo Ludi Romanin sta già vestendo la giacca, segnale che forse San Daniele l'ha data su. Saluto anche Alberto Ricobello, il presidente del comitato provinciale di Udine. Bortoluzzi, Colutta in transizione, sbaglia tiro da 3 e allora sul fallo subito da Gabbai forse si intravede lo striscione dell'ultimo chilometro con la BH Pub di GM in testa sulla volata con Michelaccio San Daniele. Cella da 3 punti, ultima chance per il Michelaccio, sbaglia D'Antoni, a rimbalzo offensivo ne mette 2, però adesso la BH Pub di GM può festeggiare il successo, riesce a fermare il Michelaccio San Daniele al Carnera, 7-4-6-8 il finale della partita. Grazie ad Alberto per le immagini, grazie a voi per averci seguito, vi ricordo sul canale 113 del Digitale Terrestre dalla prossima settimana, una decina di giorni, BHTV, nuovo progetto editoriale. Il direttore Davide Michalic, sempre tanta pallacanestro, sempre grande spazio dedicato alle minors del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti.